Si intitola Una notte con Ilari, questo bellissimo e divertente servizio proposto ieri alle Iene, 28 maggio 2017, in cui per l'appunto si vede questo incontro che avviene tra questo ragazzo di nome Alessandro e Ilari Blasi, che appunto è la famosa presentatrice e moglie di Francesco Totti. Perché c'è questo incontro? Perché nella settimana scorsa le Iene avevano lanciato una sorta di post in cui invitavano le persone a mettere mi piace alla loro pagina di Facebook, facendo in modo che il post fosse condiviso più e più volte, arrivando a superare i 5 milioni di mi piace. Detto fatto, tra i tanti che ci hanno provato e ci sono riusciti, c'è anche questo ragazzo, Alessandro, che è stato il vincitore e si è aggiudicato di passare una, appunto, notte con Ilari, nel senso di andare a cena con lei. E così, detto fatto, i due si incontrano a Roma, nella un'osteria famosa della capitale che si trova nella zona di Monteverde, una zona che io conosco molto bene, a cui sono molto affezionato, e c'è questa cena che tra i due si consuma. Una cena davvero divertente, piacevole, empatica, in cui i due colloquiano divertendosi a più non posso e soprattutto tra un bicchiere di vino e l'altro, e un divertimento e l'altro, una chiacchiera e l'altra. Tira, tira che si ritira, alla fine, insomma, i due vanno via dal locale, dall'osteria in cui sono andati a mangiare. È oramai sera e tornano ovviamente cioè tornano a casa, ovviamente insieme. Ilari va a casa appunto di questo ragazzo ovviamente si mette sotto le coperte, e alla fine appunto Ilari stessa rimbocca le coperte, come avrebbe detto lei stessa nel post di presentazione del post che doveva raggiungere 5 milioni di mi piace su Facebook. Ed ecco insomma che il servizio funziona alla grande. Nella parte finale si vede il simpaticissimo Fabrizio Alioli, un personaggio davvero divertente che stimo molto e apprezzo, anche perché lui stesso, vi ricordo che tempo addietro fu vittima di uno scherzo davvero straordinario che le Iene decisero di fare ai suoi danni e ai suoi confronti. Quindi, bene, complimenti dunque alle Iene. Questo servizio mi ha letteralmente lasciato contento, soddisfatto, rallegrato la giornata e soprattutto molto divertito. Bene, iscrivetevi se volete, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. Complimenti a Ilari Blasi, a questo ragazzo di nome Alessandro di 21 anni di età, per aver partecipato a questa situazione davvero così idilliaca e speciale. Saluti a tutti e grazie.